che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti. E rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non indulgi in tentazione. Ma liberaci dal male. Ma liberaci dal male. Padre, beati quelli che soffrono, perché un giorno saranno consolati. Beati quelli che la croce sulle spalle, perché chi è il fa resuscitare i morti. Padre, son cieco, portami da lui, voglio guarire anch'io. E anche quelli che sapranno male, abbe perché chi è il regno dei cieli. Anch'io ho sentito parlare di quest'uomo, non so come si chiama, perché saranno cristiani, ma so che va predicando questo discepolo in tutta la Galilea. Perché di essi è il regno dei cieli. Ascolta, padre. Beati gli afflitti. Sento della gente che prega. Beati coloro che amano. Chi sono? Perché di essi è il regno dei cieli. Figliolo. Figliolo, c'è un uomo che prega. Forse. Quando vi oltraggeranno. Forse sarà lui. E vi perseguiteranno. Anzi, è lui. Aspettami qua. Ora mi avvicino e gli parlo. Rallegrati ed esultati, perché io vi dico che grande sarà la vostra ricompensa, fratello, nel regno di mio padre. L'uomo dei miracoli. No, fratello, non sono io l'uomo dei miracoli. L'uomo dei miracoli è Gesù. Venite, ci accompagno. Maestro, quest'uomo vuole parlarti. Gesù, ti prego, aiutami. Sono un padre disperato. Mio figlio è cieco fin dalla nascita e soffre molto. Ti prego! Ti prego! Stendi le tue mani su di lui affinché guarisca. Portamelo qui. Pietà, Signore! Qual è il tuo nome? Bartimeo, Signore. Cosa vuoi che io faccia per te, Bartimeo? Signore, Signore, fa che io abbia la vista. E tu credi che io possa fare questo? Sì, Signore, se vuoi puoi guarirmi. Io sono la luce della vita. Chiunque crederà alle mie parole non camminerà mai nelle tenebre. La luce! Vi vedo, fratelli! Vi vedo tutti! Sono guarito! I miei occhi sono aperti! Vedo il mondo! Sono felice! Dio! Sono felice! Dio! Padre! Padre, ci vedo! Padre. Il maestro ha fatto il miracolo! Dov'è? Dov'è? Maestro, non sono più cieco, ora ci vedo, non sono più cieco. Bartimeo, tu credi nel figlio dell'uomo,
chi è maestro, perché io possa aver fede in lui. È colui che ti parla. E tu adesso puoi vedere. Vi vedo, signore. Andate in pace. E quando pregate il Padre dite: Padre nostro, Padre nostro, che sei nei cieli, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non indurci in tentazione, e non indurci in tentazione, ma liberaci dal male, ma liberaci dal male. Riposati, ti prego. Hai tanto camminato quest'oggi. Lascia che io lavi i tuoi piedi stanchi e li unga con oli profumati. Donna, come puoi spendere i tuoi averi in oli profumati e base, quando invece potresti darli a me e io li distribuisse ai poveri? Ma è così poco ciò che sto facendo per il mio signore. Ed io non credo che Gesù non lo meriti. Lasciala stare, Giuda. Lasciala stare. Ella ha compiuto in me un'opera buona, ungendo in anticipo il mio corpo per la mia sepoltura. E poi ricordati, Giuda, i poveri ci sono sempre stati e ci saranno sempre. E tu potrai beneficarli quando vorrai. E quando un giorno si parlerà di lei, si parlerà di tutto ciò che lei ha fatto in me. Non di solo pane vive l'uomo, Giuda. Beati quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che soffrono, perché saranno consolati. L'ho già portata dai tuoi discepoli, ma non l'hanno guarita. Ti prego, Gesù, guariscila. Adesso, ascoltami. È vero, l'ha portata da noi per guarirla, ma non ci siamo riusciti. Ti prego, l'aiuta tu. Oh, uomini deboli e perversi. Fino a quando dovrò stare con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Demone! Esci da questo corpo. Nel nome di Dio Padre Onnipotente, ti ordino di lasciare il corpo di questa donna. Alzatelo. Madre, tua figlia è guarita. Ti ringrazio, Gesù. Gesù l'ha guarita. Figlia, è guarita. Un altro miracolo.
Nel mondo sarete perseguitati. Perseguitati. Odiati. Odiati. Ma abbiate fede. Io, Gesù di Nazareth, ho vinto il mondo. Mi è stato dato ogni potere, in cielo ed in terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, tutte le nazioni, tutta la gente. E dite a loro, dite che io sono veramente esistito. Ma tu sei esistito, maestro! Dite la voce alta, non abbiate paura. No, maestro. Io ora vi dico che se un uomo ascolta ed osserva le mie parole, non gusterà mai la morte, ma avrà la luce della vita eterna. Io morirò. Morirà. Perché così vuole Dio. E perché le mie parole non trovano posto nei vostri cuori. E perché io dico la verità. Maestro. Maestro, perché sei così triste? Triste è l'anima mia, fino a morire. A Gerusalemme mi uccideranno. Lo uccideranno. Ma poi io resusciterò. Perché così vuole Dio. Maestro, perché dici queste cose? Tu dici che a Gerusalemme ti uccideranno. Allora perché andare? Gesù di Nazareth! Ti prego, aiutami! Sono malvisto dal popolo! Sono perché ho peccato! Chi è questa donna? Gesù! Gesù, questa donna è Maddalena. Ascoltala, ti prego. Cosa ha fatto questa donna? Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. E ora le leggi di Mosè ci insegnano che tale donne vengono lapidate. Dice, maestro, cosa ne pensi tu? Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo una pietra contro di lei. Donna, come vedi, nessuno ti condanna. E neanch'io ti condanno. Nessuno, signore! Nessuno. Signore, io ti ringrazio. Ma dimmi, come posso fare per ottenere la vita eterna? Osserva le leggi di Mosè. Ama. Ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Ed ama il prossimo tuo, come te stesso. Se uno di voi vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti. Ed il servo di tutti. Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome? Accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. E se vi amate, osservate i miei comandamenti. Guarda, maestro, quello di amarvi gli uni con gli altri, come vi ho amato io. Ma noi che noi donna samaritana, dammi da bere. Tu che sei un giudeo, chiedi da bere a me, che sono una samaritana. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ci sta parlando, tu subito mi daresti da bere e io ti darei l'acqua viva. Ma dove la prendi quest'acqua viva? Se non hai nessun mezzo per attingerla. Chiunque beve l'acqua del tuo pozzo avrà sempre sete. Ma chi beve l'acqua che io gli darò non avrà mai sete. Anzi,
l'acqua che io gli darò diventerà sorgente di vita, che zampillerà in eterno. Ma tu sei forse il Messia? Sono io. Gente, gente! Venite, venite a vedere! Il Messia è in mezzo a noi! Andate dunque. Partito dunque che io sia e preparato che ve lo abbia, ritornerò con voi. E se vi amate, osservate i miei comandamenti. Quali sono, maestro? Quali sono, maestro? Quello di amarvi gli uni con gli altri. Ma anche noi temiamo Gesù. Come io ho amato voi. Ma anche noi che noi temiamo. Non c'è amore più grande di questo. Dare la vita per la salvezza di un amico. Andate. Andate strada facendo, predicate. Predicate sempre. Sì, Gesù, e non portatevi niente, né oro, né bisacce, né sandali, perché a tutto penserà il Padre mio che ne c'è. Noi tutti sappiamo che sei veritiero e che insegui la via di Dio. Ma allora dici, secondo la tua volontà, è giusto pagare tributi a Cesare? Non è vero che a Cesare si paghi alcun tributo. E allora questa moneta? Di chi è questa moneta? L'immagine e l'iscrizione, di chi sono? Di Cesare, maestro. E allora, Matteo, dai a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Sì, maestro, sarà fatto. Maestro, dimmi, tu che sei così grande, cosa posso fare per entrare nel tuo regno? Ma tu già sei nel mio regno. Io ho creduto in te e ti ho scelto come mio apostolo. Ma il difficile deve ancora venire, Giovanni. Dinanzi a te ci saranno tanti nemici e tu resterai da solo. Ma abbi fede, perché io ti dico che nemmeno un capello del tuo capo morirà. E ricorda di dire a tutti gli uomini che per entrare nel regno di Dio bisogna essere umili e misericordiosi. Ricordalo sempre. Sì, maestro. Morta! Morta, Lazzaro è morto! Quelli che Gesù! Se Marta t'avesse visto prima, Lazzaro non sarebbe morto! Abbiate coloro fede. Che amano, perché di essi è regno. Abbiate fede. Vostro fratello Lazzaro vivrà. Gesù, io di fede ne ho tanta ed ho tanta fiducia in te. Gesù, Gesù, io penso che per nostro fratello nulla più si può fare. Io sono la via, la verità, la vita. Chiunque ascolta le mie parole non morirà mai. Chiunque osserva le mie parole, anche se muore, vivrà. Voi credete in tutto questo? Sì, Signore. Io ti credo, Signore. Io ti credo perché sei il Figlio di Dio. Sì, che sei venuto sulla terra per salvare questo mondo. Ascoltate adesso. Alzate il capo. Alzate il capo in cielo e riconoscete tutti di avere uno stesso padre. Gesù, facci vedere il padre e noi tutti saremmo contenti. E da tanto che sto con voi e ancora non mi avete riconosciuto. Chi vede me, Bartolomeo? Sì, maestro. Vede mio padre. E qualunque cosa domanderete al padre mio in nome mio, lui le seguirà. Nessuno va dal padre se non per mio tramite. Tutti voi siederete insieme a me alla destra del Dio Padre Onnipotente. Se voi non vi rinnegherete,
davanti agli uomini. Io non lo rinnegherò davanti a Dio. No, Gesù, non lo faremo. Andatevi. E strada facendo predicate. Predicate sempre. E dite a tutti che il regno di Dio è vicino. Io starò con voi tutti i giorni, ogni giorno, fino alla fine del mondo. Sarà la fine del mondo. Sommo sacerdote Caifa. Il mio nome è Giuda Iscariota. Sono uno dei discepoli di Gesù. Dimmi, perché sei venuto a cercarlo? Per sapere la verità. Quale verità? Se lui è veramente il figlio di Dio, un impostore. Lui è un impostore. E allora che aspettate? Cacciatelo da Gerusalemme. Possiamo farlo, ma tramite il tuo aiuto. Come posso aiutarvi io? Tu ci dirai dov'è che si trova. E in quel determinato momento i miei soldati lo cattureranno. Lo farò, ma... promettimi che non gli farai del male. Promesso. L'uomo che io bacerò stasera sarà Gesù. Giuda, ecco i 30 denari. 30 denari. Il prezzo di uno schiavo. Giuda Iscariota, il più affezionato dei miei discepoli. Giuda, quello che devi fare, fallo presto. E quando pregare il Padre, Gesù, Giuda, con questo bacio, tu mi tradisci. Nazareno. Dimmi, donna. Gesù, è stata lei a toccare. È tanto malata. Signore, sono stata io. Io ti ho toccato. Sono molto malata. E nella mia vita ho sofferto tanto che vorrei morire. Ma ho sentito parlare di te e dei tuoi miracoli. E mi son detta che toccandoti sarebbero finite le mie sofferenze. Perché io so che sei il figlio di Dio. E ti dà tutto quello che chiedi. Ti prego, Gesù, perdonami se ho fatto questo. Ti prego. Quanta fede hai, donna. Ne hai tanta. Ed è la tua stessa fede che ti ha salvato. Va. Sei guarito. Gesù, tu sei davvero il figlio di Dio. Padre! Oh, padre! L'ora è venuta, padre. Glorifica il figlio tuo, perché egli ha glorificato te. Io ho compiuto le opere che tu mi dessi a fare, padre. Ti prego, ti supplico, padre, allontana da me questo calice. Questo calice amaro. Sia fatta la tua. E non la mia volontà. Proteggi nel tuo nome benedetto tutti quelli che mi hai affidato. E non soltanto loro. Abbi cura di tutti gli uomini che avranno fede in me. Attraverso loro. Mm-hmm.
Quintilio, e tu cosa ne pensi di Gesù? Per me è un giusto. Quintilio, io non posso ancora occuparmi di quelli che cavillano sulla religione di Israele. Le mie funzioni sono di mantenere la pace e far rispettare Roma e la sua giustizia. Pilato, che sei rappresentante di Roma, salvalo! Pilato, hanno finito di fragellarlo. Fallo portare qua. Portate il Nazareno! Homo, guardatelo bene. Beh, e questo sarebbe un sovversivo? Nazareno, ancora una volta ti ripeto. Io sono Ponzio Pilato ed ho il potere di rilasciarti o di farti crocifiggere. Rispondimi allora, chi sei tu? Che cosa vuoi? Di qualcosa avanti! Vuoi proprio morire? Non vuoi salvarti? Per me quest'uomo è un sognatore. Pilato, lascialo libero! Quintilio, c'è ancora quella consuetudine che in occasione della Pasqua il procuratore di Roma può liberare un prigioniero già destinato a morire come atto di clemenza? Sì, sì. Sì, certo, esiste ancora. Bene. E noi abbiamo due prigionieri, Gesù di Nazareth e Barabba. Lasciamo che scelga il popolo. Ecco la mia decisione! Sarà il popolo a decidere! Muzio! Portate Barabba! Popolo di Israele! Ascoltami! È usanza che per la festa della Pasqua si liberi un prigioniero! E qui! Davanti a me ho due uomini. Uno, Gesù di Nazareth, accusato di ribellione per essersi proclamato re dei giudei. L'altro, Barabba, accusato di sedizione e del ferimento di un soldato di Roma. Volete sia messo in libertà Gesù di Nazareth o Barabba? Barabba! Ma vogliono Barabba. Pilato, non vorrei liberare Barabba? Un assassino, un nemico di Roma. Mi chiedo chi è il vero nemico. Allora si è scritto che Gesù di Nazareth, accusato di lesa maestà e di tradimento, è condannato ad essere crocifisso. Io mi lavo le mani dell'azione che sono costretto a fare e di cui voi, solo voi, ne siete i veri responsabili. Pilato, hai condannato Gesù? No, Claudia. Il popolo! Ti avevo avvertito! In sogno ho visto quell'uomo circonfuso di luce sconvincere le tenebre, mentre l'aquila romana cadeva stroncata ai suoi piedi. Ti avevo detto sì, un romano, ma un romano di quelli veri, come quelli della mia famiglia, che avrebbero lanciato tutte le loro legioni pur di non commettere tale ingiustizia! Claudia, tu offendi! No! Non offendo! Difendo il giusto e l'onore di Roma, che tu non hai saputo difendere! La potenza di Roma che tu qui rappresenti non può e non avrebbe dovuto cedere al volere del popolo. Non dovevi far scegliere tra Gesù e Barabba. La tua debolezza, Pilato, ha condannato l'innocenza. Non ha saputo difendere Gesù. E con lui la tua dignità di uomo prima e di romano dopo.
La mia coscienza è tranquilla, Quintilio! Pilato, adesso tremi. Tremi perché in fondo al tuo animo anche tu sai di essere uno strumento del destino. Tremi perché sai che da un sepolcro vuoto nascerà il germe di un'idea che travolgerà, annienterà nel nulla regni e dispotismi umani. Pilato ricorda, la croce è un patibolo, diventerà un altare. Popolo, Gesù di Nazareth! Il popolo che hai tanto amato ti condanna! Ha capito che sei un falso messia! Non è vero! È un impostore! Non è vero! Un ladrone! Non è vero! E allora, che cos'è? Egli è un re! Un re? Chi l'ha fatto re? Che si rispetti, c'ha soldati, palazzi, lui possiede una larga corona di spine, vedi che cos'è il tuo re? Cammina! Thank you.
We'll be right back.